Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi rimanendo sempre e comunque nel territorio della legalità. Questo sarà un video ricchissimo perché oggi faremo un resoconto della mia prima settimana con Steam Deck. In realtà si tratta di una console o di un PC portatile dal potenziale mostruoso e in questi primi 7 giorni mi sono concentrato più che altro nel metterla alla prova per quanto riguarda l'emulazione. E nonostante sia riuscita ad ottenere dei risultati sbalorditivi, almeno per i miei standard, sono consapevole che in realtà sto grattando soltanto la superficie di quello che Steam Deck ha da offrire. Questo sarà solo il primo di una serie di video dove esploreremo le potenzialità del PC portatile per quanto riguarda l'emulazione. E fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere a proposito qualche test specifico. Quindi ora vi lascio alle mie considerazioni iniziali sulla Deck. Però per chi vuole vi ricordo che stasera alle 22 sarò in live sul sito Viola per continuare a parlare di Steam Deck, emulazione e rispondendo alle vostre domande e curiosità. Ci vediamo dopo, voi intanto mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso, lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Bene, ho detto tutto, iniziamo, che c'è poco tempo, via, sono ritardissimo. Partiamo dall'aspetto che mi preoccupava più di tutti, ovvero la facilità o eventuale difficoltà di configurazione e utilizzo di Steam Deck. Devo dire che in questo sono rimasto piacevolmente sorpreso, in particolare per quanto riguarda il lato dell'emulazione. Chiariamoci, non si tratta di un'esperienza immediata e pronta all'utilizzo, ma ho incontrato veramente pochi ostacoli durante la configurazione del device. Fortunatamente su internet e YouTube è già pieno di tutorial che spiegano in modo semplice e passaggio dopo passaggio come fare per configurare al meglio Steam Deck per l'emulazione. Da totale inesperto del settore, temevo di dover installare Windows, mettermi a modificare linee di codice e neanche servisse il patentino da hacker, ma invece, seguendo con precisione dei semplici passaggi, EmuDeck configura tutto quanto per l'utente senza bisogno di dover scendere in dei tecnicismi magari non alla portata di tutti. Però ci sono un paio di consigli fondamentali per evitare di complicarsi la vita da subito. Dovete fare immediatamente pace con l'idea che vi ritroverete a smanettare parecchio con la modalità desktop della Deck e buona fortuna anche solo a chiudere il più banale dei menu senza una combo di mouse e tastiera. Certo, c'è chi è riuscito a settare i tasti in modo tale da riuscire a simulare in modo quasi efficiente l'accoppiata mouse e tastiera tramite l'utilizzo del doppio trackpad e dei vari tasti dorsali, ma il consiglio spassionato è quello di utilizzare una hub USB-C tramite cui collegare mouse e tastiera. Renderete così la navigazione nella modalità desktop 100 volte più semplice. L'altro consiglio, già meno fondamentale, è quello di ricorrere a una SD dedicata dove installare tutto quanto, sia per seguire un certo ordine, sia per evitare di riempire da subito la memoria interna della console. Io per ora ho messo una micro SD da 32 GB inutilizzata dal 2014 e a parte un processo di formattazione esageratamente lento, si è dimostrata completamente compatibile con la Deck. Per il resto non c'è nulla da fare se non seguire le istruzioni per l'installazione di EmuDeck. Ora, io ho fatto così e sicuramente ci sono modi 100 volte più efficienti per sfruttare appieno tutte le potenzialità della Steam Deck e anche le caratteristiche di ogni singolo emulatore. Ma l'idea di avere un tool potente come EmuDeck che in pochi semplici passaggi ti permette di organizzare una libreria retro gaming sconfinata in modo anche esteticamente appagante, per me non ha prezzo. Ovvio, fermi tutti, un conto è configurare EmuDeck, l'altro è recuperare ROM e BIOS per giocare. E ovviamente si possono aggiungere solo titoli di cui si posseggono le copie originali. Mica siamo dei pirati. Però insomma, la mia collezione l'avete vista, direi che su questa andiamo abbastanza sul sicuro. Quindi, si formatta la SD, si aggiungono ROM e BIOS, si scaricano direttamente dallo store di Steam Deck gli emulatori necessari e poi si va di EmuDeck, che da solo penserà ad accorpare tutti questi elementi in un unico contenitore. Ci ho perso un paio d'ore per arrivare a un risultato del genere senza incontrare mai ostacoli insormontabili, di quelli che ti portano a ricercare una soluzione per ore e ore su forum, subreddit e message board. E questo è quello che si ottiene, così, in automatico. Una libreria organizzata in modo perfetto, c'è qualche copertina da aggiungere ma si può fare in modo manuale, con collezioni organizzate per console e addirittura i singoli titoli che si integrano graficamente al sistema operativo della Deck, risultando a conti fatti come dei giochi a tutti gli effetti presenti nella nostra libreria.
po' mi ricorda il paginone del Game Pass, non trovate? Sono queste le cose in parte utili, perché è sempre un bene mantenere l'ordine quando le softeche iniziano a contare centinaia di elementi, e in parte inutili, ma che danno soddisfazione al collezionista che è me, che sente l'esigenza fisica di organizzare in modo perfetto tutti i titoli sulle mensole, anche se in questo caso sono digitali. Insomma, se ci sono riuscito io, ci può riuscire chiunque, ve lo garantisco. E ora avevo intenzione di farvi vedere qualche titolo che fremevo di emulare. Mi sono concentrato per iniziare su sistemi che ha senso preservare o anche semplicemente riscoprire. Ho evitato di scaricare Yuzu e compagnia bella, così come non ho messo tra le priorità assolute Nintendo 64, visto che la sua libreria la si può già trovare all'interno dell'NSO di Switch. Partiamo quindi da un sistema semplice semplice, il GBA. Non c'è neanche bisogno di dirlo, qui con Steam Deck fila tutto liscio come l'olio e il GBA è una console che ormai qualsiasi device emula senza alcun problema. Però ecco, secondo me è giusto includerla perché, seppure io sia il primo a ritenere Switch e Deck due console agli antipodi che si rivolgono principalmente a due pubblici diversi, rimane un dato di fatto fondamentale. Con Deck si riescono a fare con estrema semplicità cose che dovrebbero essere presenti su Switch. L'abbandono della Virtual Console in favore di un modello blindato nella distribuzione come quello dell'abbonamento a Nintendo Switch Online è per me un grandissimo punto a sfavore di Switch. Una console che magari fra 6 mesi o un anno mi permetterà di riscoprire il Game Boy Advance e la sua libreria, ma che al momento non dà nessuna certezza in questo campo. Quindi passiamo subito al vero elefante nella stanza. Come gira il GameCube? Incredibilmente bene, anche se non in modo perfetto. Il GameCube è notoriamente una console non semplicissima da emulare, che ripropone spesso problemi di incompatibilità. Mario Strikers gira da Dio, mentre Luigi's Mansion ha ad esempio qualche glitch grafico nei filmati, ma durante il gameplay non ho notato problemi di sorta. Metroid Prime è un altro di quei titoli che sembra sia stato convertito ufficialmente per Deck, un risultato pazzesco. Mentre purtroppo, con un vero colpo al cuore, F-Zero GX non è proprio in condizioni accettabili. Graficamente ci siamo, ma in più di un'occasione l'audio si distorce in modo pesante e il gameplay è afflitto da continui stuttering, un problema che, vista la tipologia di gioco, lo renderà inavvicinabile a tantissimi utenti. Un vero peccato, ma visto quanto il team di Dolphin sta lavorando per supportare la console e anche i passi da gigante che fa Emudec di settimana in settimana, non mi sorprenderebbe vedere qualche miglioramento in futuro. Non si tratta infatti di limitazioni hardware, quanto piuttosto di incompatibilità che potrebbero essere risolte a livello software. Ma sottolineo, potrebbero. Fermiamoci un attimo però su Metroid Prime, perché come mi avete fatto notare nei commenti, la versione migliore di Prime è quella della Trilogy Collection, che è notoriamente uno dei software Wii più complessi da emulare in assoluto. Ecco, qui bisogna perderci un po' più di tempo, ma anche in questo caso sviluppatori e community si stanno muovendo in tandem per rendere l'esperienza quanto più fluida possibile anche su Deck. Con Emudec tra l'altro viene installato automaticamente l'emulatore Prime Hack, una versione custom di Dolphin pensata su misura per la trilogia di Retro Studios. Seguendo qualche consiglio trovato in rete e giocando un po' con il settaggio dei controlli, abbiamo un'altra volta un risultato eccellente. ICOS, il più difficile dei tre da emulare, soffre di leggeri micro freeze ogni qualvolta si carica un nuovo elemento su schermo, ma per il resto mi sembra emulato senza problemi. Mentre Corruption, una volta impostati correttamente i controlli, grazie a Prime Hack, supporta pienamente l'impostazione a doppio analogico e tutte le azioni contestuali proprie del Wii possono essere riprodotte senza problemi. Io qui vi rilancio la provocazione. Ipotizzando che Nintendo decida di far uscire questa benedetta Trilogy Collection su Switch, siamo sicuri che riuscirà a raggiungere gli stessi standard qualitativi che possiamo vedere adesso su Steam Deck? Ma visto che siamo entrati nel campo degli hardware difficili da emulare proprio per i loro particolari sistemi di input, ho voluto testare al volo anche l'emulazione DS.
La situazione è anche migliore di quello che pensassi, perché non solo il touchscreen della DEC permette di ovviare a uno dei più grandi problemi dell'emulazione DS su PC, ma inoltre sono disponibili delle configurazioni, dei layout di controllo pensati appositamente per Citra e l'emulazione del doppio schermo Nintendo. Tramite l'utilizzo dei dorsali è possibile switchare comodamente tra i due schermi e decidere così a quali elementi dare la priorità. Inoltre, così facendo, mi sono reso conto che è possibile personalizzare il profilo dei comandi per ogni singolo gioco e che è possibile anche scaricare i layout condivisi dalla community. Altra opzione interessante, non trovate? Chi vuole può sempre tornare nella modalità desk e settare alla radice le varie impostazioni degli emulatori per forzare i filtri grafici, risoluzione e associare gli input. Altrimenti si può comodamente restare sull'interfaccia da consumatori finali della modalità gioco, ma avere comunque un certo grado di personalizzazione dell'esperienza. Non penso ci sia ancora bisogno di mettere a confronto questo tipo di esperienza con quanto limitate siano le opzioni fornite da Nintendo nel campo dell'emulazione. Certo, lo ribadisco, questo comporta anche parecchie seccature in più. Spesso ci si trova a perdere tempo tra settaggi e incompatibilità, ma come vi ho già detto in apertura, mi aspettavo molto di peggio. Parlo da utente base e, nonostante questo, non mi sono ancora imbattuto in ostacoli impossibili da superare. E chiuderei andando oltre i confini della grande N per provare a emulare qualche sistema storico, anche della concorrenza. Con PlayStation 1 e PlayStation 2 la cosa è stata leggermente più complicata, perché ho dovuto aggiungere manualmente agli emulatori la directory dove ricercare i file di BIOS, un ostacolo per niente insormontabile, ma pur sempre un piccolo passo in più da compiere. Con PlayStation 1 è lecito aspettarsi delle grandi prestazioni e Metal Gear Solid e Tekken 3 vanno una meraviglia e si presentano in forma smagliante, però dovrò perdere un po' di tempo nella modalità desk per capire come forzare la modalità in 4 terzi e non widescreen, visto che odio le proporzioni sballate derivate dall'adattare l'immagine allo schermo in 16 noni. Non dovrebbe essere nulla di complesso, ma ancora non ho avuto tempo di aggiustare queste impostazioni. Ma è con la PlayStation 2 che, secondo me, si può tranquillamente gridare al mezzo miracolo. Sarò vecchio io, ci saranno altre 100.000 alternative meno costose e più efficienti, ma una cosa del genere non l'avevo mai vista e l'emulazione di alcuni grandi classici dell'epoca gira che è una meraviglia. Aspettiamo di vedere come funzionerà il nuovo Plus di Sony, che promette di offrire una libreria sconfinata sul retro gaming, ma intanto, con un unico acquisto e non con un abbonamento, Valve non promette con DEC, ma direttamente realizza una visione in modo molto concreto e portatile. Chiudo con il Dreamcast, macchina a cui devo dedicare molto più tempo. Prendete Crazy Taxi, gira così fluido su DEC che non mi potrei immaginare modo più giusto per giocarlo. Se da ragazzino mi avessero detto che in futuro lo avrei giocato senza problemi su un hardware miniaturizzato, mi sarebbe cascata la mascella. Ed effettivamente anche oggi rimango a bocca aperta. Discorso diverso per Sonic Adventure, purtroppo afflitto da caricamenti lunghissimi che mandano in freeze il gioco per diversi secondi. Il gameplay non viene intaccato più di tanto, ma non penso me la sentirei di rigiocare in questo stato il titolo. Anche in questo caso devo fare dei test più approfonditi, ho provato la ROM giapponese, ma anche il Dreamcast rimane una di quelle macchine che non mi sarei mai aspettato di vedere emulata in questo modo. Non male, eh? E per ora ci salutiamo, questa era solo la parte 1. Ho bisogno di tempo per provare in modo più approfondito le varie librerie e poi passare anche a sistemi più recenti, come la PlayStation 3, la vera bestia nera dell'emulazione. Io come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento per questa sera alle 22, dove continueremo a parlare di Steam Deck e risponderò alle vostre domande. Trovate il link in descrizione. Altrimenti ci vediamo domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto deccate duro. Io sono il Poro Steam, Michele Deck. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
la parte 1. Dopo gli elicotteri, gli aerei.